Eravamo già in diretta, no? Siamo in No. diretta adesso. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Pausa caffè. Pausa caffè. Che ore sono? Sono Smettete di le fare quello che state Stai facendo facendo? e concentratevi su questo progettino natalizio assolutamente delizioso. Sì, intanto aspetta, salutiamo tutti, Certo. visto che tanto staremo io. Ma guarda, più nell'intimità più riusciamo a divertirci, non è vero, Ah, guarda, Mario non è Felisano, dal vero, non Portogallo, hai visto? pensa. Dall'estero ci guardano sempre. Sì, lo so. Cioè, come Forse mai alle questa 11 cosa? l'orario della pausa caffè, forse ancora, o non è Sì, può iniziato, è essere. appena finito, ma fa lo stesso. Ma guarda quanti cuoricini che stanno buttando Esatto, i fuori. cuoricini ci sono, anche i nostri. Tanti baci, tanti saluti. Allora, Buongiorno a tutti. incominciamo con i progettini natalizi. Sì, da oggi comincerà il nostro percorso verso il Natale. Esatto. Ok? Jingle bell, jingle bell, jingle bell. E Luca ci ha preparato un progetto, Taci Paolì. no, dai, davvero sorprendente. Ho deciso che Sorprendente. persino io Farà quest'anno farò l'albero l'albero. di Io Natale. guardo sempre lì. Come mai questa Non lo so, cosa? io invece adesso E lo so, tendo a ma tu sei guardare, brava. Tu sei brava a parlare. miro Tu miri all'obiettivo. all'obiettivo. Ok. Benissimo. Guarda, dai, Ah, dalla iniziamo. Saluto Croazia. anche la Cinzia. Ciao Cinzia. A Daniela, tutti quanti, tutti, un Cinzia. ciao Un ciao a tutti quanti. intero, intero. Per Un cui, ciao un intero. ciao intero. Un ciao intero. Ciao globale, forse era più bello. Letteralmente era Esatto. più carino, però vabbè. Mi verrebbe una Comunque. canzone, ma non canto questo Cosa? giro. Ciao amore, ciao. No. No, un'altra, va bene, dai, poi me la canto Però mentre sicuramente cucino. una canzone degli anni 30, Che perché noi. cosa hai messo Vedi, nel caffè cioè. che ho bevuto su da Indovina. te? Butta la cosa. Qualche cosa di diverso adesso in me. Ah, se c'è un veleno morirò, mi sa. Esatto. Ma sarà dolce, sai perché? Allora, Comunque. Natale, Natale si avvicina. Babbo Non so se sentite anche il campanello, che carina. Natale sembra. Sì, vedi, Din, 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 din. arriva Babbo Ah. Natale. No, faccio l'albero quest'anno. Orsetto, preparati che facciamo l'albero. Vai. Allora, praticamente, l'idea che avevo avuto è stata quella di realizzare questa pallina. Noi oggi realizzeremo questo. Che è una pallina praticamente molto semplice. In questo caso noi la potremo poi decorare, andremo a decorarla con l'uso del piedino 6, con l'aggiunta di quindi di un cordoncino e così via. Però per me è un progetto anche abbastanza facile e veloce e per utilizzare anche gli stabilizzatori che noi possiamo avere a casa. Esatto. Ok? Perché noi utilizzeremo degli stabilizzatori come questo, che è una, diciamo così, uno stabilizzatore con una parte adesiva da un lato, che serve per dare più sostegno al tessuto in un certo senso, E poi per farlo mantenere in per farlo forma mantenere in anche. forma, sì. In questo caso è una versione abbastanza leggera, non serve la versione più pesante. Dopodiché utilizzeremo della biadesiva, in questo caso, la classica biadesiva che utilizzate per gli appliqué. E poi ci serviranno due tessuti, uno per l'interno e uno per l'esterno, poi voi potrete decidere quello da mettere all'esterno e quello da mettere all'interno, come volete voi. In questo caso noi questi tessuti poi andremo anche a decorarli con la nostra macchina da cucire, quindi passeremo poi alla macchina da cucire. Una cosa importante è che avrò bisogno di due tessuti da 13 inci per 13 inch, circa all'incirca sono 30 centimetri, no? Di Più o tessuto, meno, 30 per sì. 30, tanto per dirlo anche in centimetri, in modo tale che. Poi avremo bisogno della stessa misura anche questo materiale di 30x30, 13 inch per 13 inch, secondo se parlate in inch o centimetri. Dopo la biadesiva, sempre della stessa dimensione, e naturalmente del cartamodello. Adesso il cartamodello si vede poco perché Che troveranno praticamente poi che nella nostra troveranno pagina poi nella nostra pagina Freemotioning, lo vedete Freemotioning. qui come scritto qui, scusate. Qua, Freemotioning, la trovate dalla nostra pagina di Facebook, è un gruppo chiuso, potete iscrivervi e poi mano a mano nella sezione file potrete trovare il cartamodello da poter utilizzare. Ci Naturalmente il sono già quelli cartamodello precedenti, sarà in per cui. PDF e dovrà essere stampato rigorosamente su una 3, perché sennò la dimensione della pallina diventerebbe troppo piccola. Poi è logico, voi potete fare palline più piccole e palline più grandi, però vi consiglio per le prime volte, per imparare poi la tecnica o comunque la gestione dei materiali, di utilizzare una dimensione di questo genere, quindi su un formato A3, perché l'ha fatto la pallina è veramente molto più piccola. Però appunto l'originale scaricatela, stampatela Su una direttamente 3. sulla 3 Poi dopo e poi valutate voi, valutate voi perché voi potete perché fare anche una palla anche grossa così.
pensa, una lotta immensa, non so cosa potrebbe diventare. E poi comunque il tessuto può essere decorato a seconda di tutto quello che volete fare voi, certo. Di tutti i piedini che potete utilizzare, eccetera. A noi piace particolarmente il piedino 6 perché dà anche una sorta di chiusura decorata, quindi il poter mettere insieme i due tessuti, anche se sono incollati, sì, cioè dargli proprio una forma. In questo caso è tagliato a vivo, ok? Con il piedino 6 daremo una decorazione maggiore, esatto. Ok? Tutto qui. Comunque, allora, intanto iniziamo. Oltre a questo, aspetta Paoli, che almeno vi ho dato tutti i materiali che servono, avevo bisogno di una base da stiro, ok? E di un ferro da stiro, no, diciamolo, perché senza certo. Vapore, okay, ok, mi raccomando. Benissimo, già questo è un dettaglio che può caso. Essere interessante, e più un cordino poi per appendere. E poi in la questo pallina. Caso io sono andato a prendere del filo di lana classico, in questo caso rosso, perché mi piaceva l'effetto rosso sul turchese e il rosa, però poi dopo voi potete utilizzare quello che volete. Io so già le mie palline come saranno appese. Sì. Con lo stesso filo con cui farò il profilo del cosa. Nostro oggetto, farò anche, lo metterò magari anche in doppio, farò il cordoncino decorato vero, sì, con lo zigzag e poi lo appendo così. Hai visto? Dammi 5, sì. Via. Lei una l'ho detta su giusta, queste cose, no, ma perché il mio cervellino sta imparando al tuo ritmo. Allora, riportiamo prima di tutto il disegno. Che noi abbiamo nel cartamodello. Considerate che questa carta è trasparente, quindi ci permette di vedere direttamente, quindi è molto semplice il trasporto del modello sulla carta, sulla base. Esatto. Dopodiché, una volta fatto questo, come lo noterete dal disegno, voi avete due bordi, perché nel secondo, io l'ho disegnato per farvi capire, perché il primo bordo è quello dove andremo a tagliare una volta che avremo adesivato sul tessuto. Il secondo bordo è come nell'appliqué, andrà tagliato a filo, diciamo, la vera misura, la vera dimensione, andrà tagliato solo nel momento in cui avremo finito completamente tutte le varie sovrapposizioni di materiale. Comunque, per capire meglio, andiamo a fare questo. Prendiamo il tessuto, uno lato non ci interessa. Perché poi decidiamo all'ultimo momento dove girare la pallina. Dove girare la pallina, sì, questo può essere fatto completamente all'ultimo minuto. Andiamo a stirare al rovescio. Rovescio del tessuto, sì. Mi raccomando, quindi sul rovescio si stira il nostro stabilizzatore, che sarà quello che poi, appunto, come abbiamo detto prima, manterrà la forma sferica della nostra. Qui ci vuole un po' di tempo perché pallina. Dovete dare il tempo alla colla di sciogliersi, perché molte volte mi dicono, ma non si attacca. Perché ci mettete troppo poco tempo? Perché comunque deve essere dato un tempo logico di attivazione della colla, perché sì. Il calore non si riesce a trasmettere. E poi mi raccomando, non strisciate il ferro, ma sempre abbastanza a tamponare, perché sennò si possono creare anche delle bolle, delle cose. Verifichiamo anche sempre la base da stiro su cui ci appoggiamo, perché qualche volta magari possono rimanere anche dei segni riguardo a quelli, perché non è abbastanza imbottita. Insomma, tanti piccoli trucchi che nascono, diciamo, dall'esperienza, no? Magari uno, certo, fa un progettino, uno viene un po' così, allora si cerca di capire dove c'è stato il piccolo, tra virgolette, difetto. Intanto salutiamo tutti, Daniela, Sara, Alice, mamma mia, tantissime persone. Alice chi è? È il mio tesoro! Tesoro! Ciao tesoro! Sai che ti scrivo sempre. Pausa caffè. Ah, no, senti da prima un secondo fa. Esatto. E quindi andiamo a stirare su uno dei due tessuti la parte, diciamo, del stabilizzatore, quello un pochino più sostenuto. Dopodiché, sul retro di questo... Il secondo pallina. Sì, va bene. Deve essere stirato bene. Ma intanto, allora ricanto per intrattenere. Ah, ma... Se c'è un veleno... Ma sempre la spesa. C'è in testa questo. Il repertorio questo, è un po' instabile. No. C'è in testa questo oggi. Perché ho già raggiunto la mia dose di caffeina quotidiana, quindi... Poi, una cosa che faccio io è che, una volta stirato da un lato... Poi la vado a stirare anche dall'altro, in modo tale per essere sicuro. Questo perché così si vede. Ragazzi, anche la base, crollano tutti i nostri aghi e tutte le nostre cose. E possiamo scegliere un filo di contrasto, quindi creare sempre un punto decorativo, anzi non tanto un punto decorativo, perché usando il piedino 6 useremo un cordoncino, ma proprio creare proprio un po' di contrasto sulla rifinizione del nostro tessuto. Allora, e uno è andato. Visto? Via. Da questa parte abbiamo ancora il disegno e quindi adesivato. Perfetto. Okay. Fatto questo, adesso vado a prendere la mia biadesiva e vado a stirare la mia biadesiva sopra la parte che avevo precedentemente disegnato. Quindi in realtà
sullo schema. Sullo schema, sullo stabilizzatore. Esatto, tanto il disegno comunque che ci servirà si vede lo stesso perché la biadesiva è abbastanza è traslucida, quindi fluida, non c'è nessun problema. Vero? No, non è venuto così. Mi sono persino traslucida. Mamma mia. Anche in questo caso la stessa regola del tamponare all'inizio per bloccare la carta. E incollare il biadesivo sul retro del nostro stabilizzatore numero 1. Una volta fissato potete anche permettervi di muoverla. Sì, certo. Mi raccomando, dovete sempre lasciare il tempo al biadesivo di sciogliersi. Questa è quella leggera, ok? Quindi ci mette veramente pochi secondi, ma 5 secondi sono 1, 2, 3, 4, 5. Non è 1, 2, 3, 4, 5, perché dopo mi dicono non si è attaccata, è normale. Bisogna darsi un attimino di pausa. O avete un ferro molto potente, ma... Però non è sempre corretto, perché la troppa potenza del ferro magari scioglie solo bravissima, a macchie, è secca, oppure secca la colla e dopo non, la colla non reagisce più. Esatto, quindi il nostro disegno nel retro del nostro progettino si vede e si adesso fa. Vi faccio vedere, lo vedete anche già così. Visto, e qui c'è già praticamente la biadesiva già incollata. Una volta fatto questo, adesso vado a tagliare sulla prima riga che ho disegnato. Praticamente sto trasformando questo progetto in un appliqué. Ok. Idealmente, un appliqué irrigidito. A me è venuta un'idea, mi è balenata una cosa che se io fossi seduta a casa mia a cucire il mio progetto, probabilmente mi sarebbe venuto in mente di farlo. Ma se io adesso qua, sul retro di questo, riproponessi il disegno nel secondo, quindi del taglio maggiore del disegno, lo riproducessi con una cucitura dritta in modo da avere l'esempio anche di qua, non servirebbe a niente per poi posizionare il tessuto corretto e tagliarlo? No, in realtà no, perché io vado già a tagliare col margine di più adesso. Poi dopo vado... Ok, quindi c'è già questo mezzo centimetro che tu hai lasciato, questo quarto di inch, diciamo così, ti serve anche per poi rifinire un po'. Ah, è vero, brava Poli, non l'avevo capito. L'avevo capito cosa. Non aveva capito, no. Cioè... È vero, brava Poli, fallo. Hai visto? Meno male, via. Allora. Perché in questo modo è vero, perché voi avete meno difficoltà a ritagliare quella fa. Perché in realtà ti spiego una cosa. Perché io il mio progetto era fatto così, nel senso che il mio passaggio era così. Io adesso sarei andato a tagliare il margine intorno e poi sarei andato a... Però se noi abbiamo già il punto in cui andremo a cadere con la cosa, noi effettivamente di qua saremo più facilitati nella riproduzione del disegno. Mamma Poli, chapeau. Ti ho lasciato chapeau. Di ma dai, tesoro, chapeau, visto che l'ho azzeccata, non touché. Dico devo touché, non so. Però. Quindi io adesso col piedino 37 mi tengo... Non su quella, sull'altra. A un quarto di pollice, su quel margine del disegno effettivo. No. Un quarto di pollice sul disegno effettivo. No, cuci sul disegno effettivo. Ah, cucio sul disegno perché effettivo. Perché qua siamo filo a perdere. Perché dopo andrò a tagliare su perché quello. È vero. Vedi che... Guarda che noi siamo una squadra però. Perché dopo noi andremo a tagliare sulla cucitura. So che vi perderete i fili, però non vi preoccupate, perché se poi rimane a un ottavo meglio ancora, però va bene così, non è un problema. Ok, quindi io sul disegno effettivo del mio progetto, intanto sto crollando tutto, ago basso, leva ginocchio, andiamo... E andiamo a riportare tutto il disegno delle nostre palline. Sono ancora seduta su quello sgabello terribile. Arriveranno gli sgabelli nuovi, ok? Te l'ho detto che sono arrivati a vedere. Staremo a vedere. Chi mi ha seguito ieri sulla mia pagina Facebook ha visto che sono andato a comprare shopping compulsivo. I nuovi mobili per la casa. Mancano ancora tante cose. Però ho occupato le sedie del tavolo, perché le sedie del tavolo non c'erano da mano in mezzo. Ma questo è un dettaglio. Questo vuol dire, fidatevi, non invito persone a casa. Esatto. È un po' così per il momento. Poi dopo farò feste a godò. Parties, come si dice. Capito? Ma tu l'albero di Natale quando lo fai? Io? Settimana prossima. Di già? Sì. Quindi devo iniziare adesso per decorare a casa. Ma io quest'anno l'albero di Natale dopo che ho visto questa pallina la faccio, perché di solito, come ho già detto tante volte... Sì, lo so che tu non hai questa... No, appendo solo un Babbo Natale fuori dalla porta addirittura. E, anche in e che cosa altro? Un ramo di quelli già addobbati. Sto già offendendomi? Fuori. No, vabbè, no, tutti i tuoi cartoline, okay. Tutti i tuoi pupazzini, tutte le tue cose. No, assolutamente. Quello sì, ma quello sono nella mia stanza del cucino. Dai, Enrichetto, perché...
così mentre cucio mi ispiro. E siamo lì. Allora, cerco di fare più veloce che posso. Quanti spicchi sono, Luca? Tanto comunque poi avranno il disegno. Bravissima! La mi ricorda. Perché tu mi hai detto inizi prima già a fare l'albero? Perché in realtà io ho 7000 luci da dover mettere a casa. Ah, ecco! Perché mi ricordo che l'anno scorso, adesso mi racconto che la polvere sta finendo, mi venne questo stile visto, tu vai, questo mica offerta alle buone, non posso dirlo, l'ho detto. E c'erano queste 7000 luci, il filo con 7000 luci, e io dissi, ma che bellino! 7000 luci effettive? Sì, 70 metri di filo. E io dissi, è bellissima, guarda che meraviglia! Illuminiamo tutta Bergamo! Perché l'aeroporto aumentano i voli, e quindi sapete com'è. E dopo mi dissi, però effettivamente metterle tutte sul balcone, un filo da 70 metri, sono 70 metri, cioè è più alto del mio palazzo, svotolato. E non capì questa cosa, questo piccolo dettaglio, ma la mia live me l'ha ricordato. Però se tu fai un buco nel pavimento, puoi illuminare la casa di tutto il condominio. E tutti i condomini... Certo, assolutamente. No, almeno c'è un tema, un tono, scusa, un condominio così elegante. Assolutamente. Non ci sarebbe da mettere un'altra parte. A me lo sto pandando, con me. Certo. Tutto per arricchire la nostra. Ok, ci sono, sono arrivata all'ultima. Ma che sto? Allora, abbiamo usato ago basso, quindi al termine lo tiriamo su, la leva ginocchio, abbiamo fatto in un attimo il nostro fiorellone. Dammi un paio di forbici, please, tagliamo tutto e tagliamo anche di qua. Ok, nessuna preoccupazione perché come diceva Luca, se il filo sul tessuto non è dello stesso colore, e non ci importa più di tanto perché poi verrà nascosto. Se tu tiri e io cerco di non andare da nessuna parte, va bene, eccoci qua. Fatto, divento un fiorellone. Vai. Allora, adesso vado a ritagliare, lasciando un po' l'immagine. Lasci lo stesso comunque un pochino di margine, certo, perché sì, sennò tagli la cucitura. Perché in questo modo sono sicuro che la colla andrà su tutti i margini della nostra sagoma. Vero, vero. Questo diciamo che è un taglio a perdere, sono tutte cose che vi servono comunque, che vi daranno più facilità. L'unica cosa che adesso dovete fare, una cosa che vi posso consigliare, che noi non abbiamo fatto, perché è tutto sul nascere questa cosa, nel senso che anche questo dettaglio della cucitura, è di mantenere magari la cucitura più fine possibile. Più corta? Sì, perché adesso quando devo togliere l'adesivo... Io avevo un 2,40 di lunghezza punta, perché è il punto standard della mia macchina. Sì, l'avessi fatta più cortina. Un 1,5. Sì? Ma perché ti spiego, c'è un motivo. Adesso togliendo la carta, vedrai che un pochino faremo così. Ah, che sì, ok. Sì, che devo togliere la pellicola della biadesiva. È vero, perché è come se noi facessimo tipo una sorta di paper piece. Brava, è la stessa cosa. Magari adesso con la carta della biadesiva si stacca, perché è leggera. Però possiamo avere questo piccolo problema. Quindi mettiamo un punto lungo 1, 1 e 1, una cosa così. Sì, diciamo così. 1 e 2. Sì, meno così siamo sicuri che zappando si sta fatto tutto più comodo. Tutto in una volta. Allora, lo metto vicino. Vedete com'è? Dove c'è la cucitura, diciamo così, è la forma, è la sagoma originale. L'altra invece è quella a perdere. Adesso cosa devo fare? Prendo l'altro mio tessuto. Ok. Lo vado a posizionare sul rovescio, quindi col rovescio verso di me. Vado a togliere la pellicola. E grazie a questa mega saponettina, i miei spilli sono tutti lì, perché una volta non si trovavano gli spilli. Esatto. Vado a incidere e vado a togliere completamente la pellicola. Vedi quello che ti dicevo, l'unica cosa è che se fosse più stretta hai più facilità. No, come dicevamo prima, uno con l'esperienza sa dove poi deve andare ad apportare le migliorie del caso. Ne abbiamo dette, quindi adesso voi lo sapete, quindi non ci sono problemi. Quindi i due stabilizzatori, prima e poi l'altro. In realtà una cosa è più di logica. Volendo la pellicola basta che vada via nella parte centrale. Infatti, anche perché poi noi il margine sulla cucitura lo andremo a ricucire un'altra volta, quindi voglio dire, di sicuro la pallina insieme ci sta. Sì, no, infatti problemi non ne avremo. Ti aiuto qua? Grazie, Poli. Vediamo. Allora, via.
Via. Adesso va bene questo vedere. Eh sì, ci sei stato parecchio, più di 5 secondi. Lo so, perché a me piace che la colla si trasmetta perfettamente. Colla in colli. In colli. Non ti devo usare la biadesiva. No, ma guarda, viene via anche dall'altro lato, sai, perché praticamente poi si rompe. Sì, dove c'è la cucitura, guarda. Esatto. Aspetta, che togliamo qua, se no ci fa una bolla. Mettiamo le parole con voi. E 8 ore, e se sono qui, un'ora del video. Il 24 dicembre sono ancora qua a fare la prima pallina. No, non è vero. Poi come tutte le cose, se uno sa che ne deve fare una, provatela a fare subito così, perché io faccio sempre così nei miei progetti. Una la faccio e poi incomincio a cucire. Dopo ognuno si prende il suo metodo. Esatto. Poi lui ha buttato per terra, come avete visto, ma il mio animo genovese ha già pensato come poter riciclare quello che è. Cioè, noi abbiamo lavorato su un quadrato e chiaramente abbiamo ritagliato una... Sì, ricordatevi che c'è anche carnevale, i coriandoli. Vabbè. Poi do, questa è una cosa internos, ve lo dirò in separata sede, così almeno lui non lo sente, e questa volta qua facciamo un progettino tutto internos. Vediamo. Adesso subito, in separata sede. Ma sì, ma insomma, si allarga in queste cose. Io ho pensato, pensa che bello però, con i coriandoli. Sì, certo. Questo lo prendi distorto. Mica è una... Ti acceca. Vediamo se abbiamo tutto d'accordo. Perfetto. Allora, okay. Adesso vado a posizionarla così sul tessuto. Mm-hmm. Aspetta che togliamo... Ma si vede poi di qua. Sono i cuoricini che... Cuoricini. Tesori. E adesso vado a stirare. Perfetto. Dal centro verso l'esterno. Sì. Così almeno adesiviamo tutto. Forse qua è il caso di insistere un po' di più. Adesso suoni perché corda, già la colla si è già un pochino raffreddata, si è già un pochino sciolta, un pochino raffreddata, dobbiamo insistere un pochino di più. Mi raccomando, su ogni puntina. Ma se avete il ferrettino? Esatto. Oddio. Adesso sono curiosa di vedere le sue 70.000 lucine. Quando sarà tutto pronto, Luca, il tuo album? Stiamo facendo una pallina di Natale. Ah, ciao Paola! Pallina di Natale che abbiamo messo qui. Valentina, ti salutiamo, un bacione, Vale. Vale. Ricapitoliamo, aspetta, ve la metto qui che così almeno si vede. Una pallina di Natale. Praticamente troverete il PDF del cartamodello di questo fiore lilloni, diciamo così, nella nostra pagina Free Motioning. Luca ha stirato sul retro di un tessuto, perché ne servono due tessuti, perché la pallina è così aperta, così scanalata, si vede il dentro e il fuori. Sul retro del tessuto ha stirato uno stabilizzatore di quelli che danno un pochino di sostanza, di sostegno, quelli che si usano magari anche a fare tipo i fondi delle borse, piuttosto che i portachiavi, insomma cose di questo genere, le scatoline leggere, eccetera. E poi sul retro sempre dello stabilizzatore ha stirato un fogliettino di biadesiva. Abbiamo riportato il disegno, che era chiaramente sul primo stabilizzatore, con una bella cucitura della macchina, ha tagliato la forma con un margine di cucitura e stirato il tutto sul retro dell'altro tessuto. Questo è il riassunto della puntata. Una volta fatto raffreddare, adesso vado a tagliare sulla cucitura che avevo fatto. Perfetto. E quindi avrò il disegno reale della mia occhio. Che se anche se avete usato il piedino 37, che è lo stesso che noi abbiamo usato per fare la cucitura, Luca consigliava di accorciare un pochino il punto per poter strappare più agevolmente la carta, la carta che è il retro, diciamo, del biadesivo, non mi vengono già più le parole, sono le 11 di mattina, andiamo bene, in modo tale che appunto si strappa più facilmente con il punto più corto. Ora ritagliamo tutto e con il piedino 6 noi andremo a decorare il margine di questa nostra pallina, che poi come per magia, in questa sua forma completamente piatta così, diventerà una cosa spiritosissima. Servirà anche poi un laccetto, e siccome noi nelle nostre macchine Bernina eccetera abbiamo tanti piedini da poter utilizzare, anche con lo stesso piedino 6 si può lavorare sul solo cordoncino, e quindi lo stesso cordoncino che usiamo per fare la decorazione nel margine di tutti gli spicchi potrà essere utilizzato per creare anche il cordoncino. Quindi ricordate i nostri video.
alla vostra fantasia. Ricordiamo sempre il nostro canale YouTube. Potete avere un sacco di ispirazioni, Luca un sacco Dagliani. Di suggerimenti. La diretta sarà caricata anche lì, perché il maestro la sta perdendo, comunque è arrivato solamente in questo momento a visualizzarci. Sul canale YouTube troverete comunque anche tutti i video tecnici dedicati appunto al mondo Bernina, ai piedini Bernina. Considerate che noi abbiamo registrato più di 14 video dedicati a questa cosa. Quindi voi sarete un anno con noi, si può dire, l'anno prossimo, mano a mano. Adesso sono già usciti due video del piedino 6, dopo questa nostra diretta uscirà il terzo video dedicato al piedino 6. Perché per ogni piedino noi dedichiamo qualche trucco in più, insomma, andiamo un pochino ad approfondire laddove è possibile, chiaramente, perché i piedini sartoriali, per esempio, hanno una funzione specifica, ma quelli un po' più decorativi, come nel caso del piedino 6, che mi sta piacendo tantissimo. Sì, perché pensa che col piedino 6 abbiamo fatto qualsiasi cosa. Sì, veramente. E troverete più video da cui trarre ispirazione e andare a vedere come funzionano e come potete poi sfruttarli voi nelle vostre realizzazioni. Ci siamo quasi. Quanti sono questi spicchi? 6. E adesso... E voilà! Fallo vedere tu, Luca, perché se io mi alzo... sto facendo la ginnastica, eh? No, sai non che ritorna più giù. I nostri consigli della ginnastica abbiamo dato l'altra volta. Facciamo così. Io, ecco, allora si vede sul mio maglione. Allora, vedete questo piccolo, diciamo così, anellino? Ok, in questo caso noi andremo a inserire il nostro cordoncino e tirando si andrà a inserire completamente nel piedino, ma questo noi l'abbiamo spiegato anche nei nostri video tecnici, che si vedono proprio nel dettaglio, quindi vi sarà anche più comodo. Vado? Tutti i miei? Sì, sì. No, anzi, molla. Perfetto. Wow. No, so che cadesse. Aspetta, no. C'ho le ali come la farfalla. Ok. E questa è il nostro pallina di base. Possiamo usare lo stesso colore sopra e sotto in modo che il punto venga decorativo sopra e sotto. Insomma, potete decidere voi come fare. Anzi, ci aspettiamo di vedere tante palline di Natale. Assolutamente, chissà cosa arriverà. Mamma mia, sono curiosissime di questa cosa qua. Praticamente dopo noi andremo a fare così, però dopo lo dovremo vedere dopo. Ok, adesso il blu dipende. Se vogliamo usare questo, useremo come esterno. Sì. Ti piace blu? Perché così il rosso rosa, dentro esplode. Volendo, allora diciamo alla fine come possono utilizzare queste tre. Vai. Visto che ho 7000 lucine. Ti ricordi cosa avevo detto? Sì. No, questa è un'ala, ve lo diciamo dopo. Allora. Perché in realtà ho 7000 lucine, ma sono tutte in cantina ancora. Non ce l'ho neanche da vedere. Allora, tesoro, tu vorresti che io lo facessi proprio margine a margine del nostro tessuto oppure mi mantengo? No, mi mantengo margine interno. Ma visto che c'è un taglio di questo piedino, tu potresti lasciare il taglio sul margine del nostro... Quanti volevo. Vedi. Esatto. In modo tale da mantenerlo leggermente all'interno, perché uno è più semplice per voi gestirlo, punto uno. E secondo, per me è carino vedere poi sempre l'alternanza tra il contrasto del colore. Esatto. Allora, io scelgo uno zigzag, ma semplicemente perché dobbiamo velocizzare un po' la cosa e farvi vedere il progetto fatto e finito. Mi raccomando, comunque, la larghezza del punto che voi fate deve essere un pelino appena più grande del vostro cordoncino. Scusate, ma... perché lo deve trattenere e quindi io faccio una prova e vedo. Aspetta, okay. Se la dico, Paola. Sì, sì, vai pure tranquillo. Ago basso e andiamo a cucire la nostra decorazione di Natale. Ecco. Che poi vedete come tutte le cose, mentre io lo faccio, mi vengono in mente le alternative, le varie situazioni particolari da dover fare, da voler fare. Si poteva anche far uscire una gocciolina dalla puntina. Ma vedi a questo, perché ad esempio questo progetto che noi abbiamo fatto a Genova, vi ringraziamo tutte le partecipanti che sono venute alla fiera di Genova. Grazie. È fatto con il piedino 6 in alcune sue parti, ok? Sì. Quindi in modo tale di farvi capire quello che voi potete creare, la codina, le zampine della renna, aspetta, la codina questa qui, le zampine, sono tutte fatte col pinino 6, che è per far capire appunto che il pinino 6 è tutt'idissimo, nel senso si riescono a fare cose fantastiche. Scusate, sta venendo una cosa meravigliosa. Sì, anche se io ho allungato parecchio il punto, ma ripeto, perché voglio sbrigarmi un po' e lavorare e far vedere poi il nostro progetto finito. Vediamo. Mi raccomando, ago di qua, ago di là, destra, sinistra del punto, esattamente come una tecnica appliqué, solo che lavoreremo sul margine del nostro tessuto, sì. Ma useremo come
margine dell'applicazione il cordoncino. Quindi un occhio lo si dà al taglio del piedino per calcolare giusto la posizione del cordoncino e un occhio lo si dà al cordoncino. E come abbiamo spiegato nel video, ma solo perché mi serve il tempo per andare a finire il progetto, quando voi lavorate con il filo decorativo, extra a quello che è l'ago e la spolina, tenetelo leggermente tirato, in modo tale che lo potete guidare nelle direzioni che voi dovete andare a prendere. Ok? Tutto chiaro? Assolutamente. Perfetto. E una volta visto, detto, quando la levo a ginocchio, la mia polina, che è molto comodo per alzare fino senza togliere le mani dal progetto, naturalmente alcuni modelli ce l'hanno, la levo a ginocchio, altri. Nel nostro caso, nella mia piccolina, mia piccola foto di 40. Secondo me mi restano pochi amori. Se c'è un bene, io canto sempre con la voce. Assolutamente. Cerchiamo, non so, avete del veleno davvero? Per il... dello che l'amore che non c'era adesso c'è. Abbiamo quasi finito. Naturalmente, state pronte perché prossimamente, per me faremo il botto con l'inizio dell'anno, questa cosa, sì. Tenetevi da parte tutti i vostri scrap. No, i vostri ritagli, non lo so nemmeno io questo, davvero, perché queste cose che cadono qua dopo verranno utilizzate, quindi sta diventando genovese anche lui. Ormai qua bene, no bene bene, perché ricordatevi stabilizzatori e scrap, ok, e poi vedrete cosa vi faremo. Wow. Ok, sono curiosa. Quindi tenete tutti i vostri scatti, qualsiasi cosa vi capiti qualsiasi in mano. Qualsiasi cosa. Quando tenete i angolini pezzettini e vedete sì, cosa andremo a fare. Davvero? So, sì, davvero. So, se lo dico. Sì, sì, no, no, mi fido, io mi fido di te, non ti preoccupare. Oh. Sono curiosa di vedere che cosa c'è. Ci sono, Piano piano, liberate sempre un po' il filo che non vi tiri indietro. Sì. Ma che bellina Paola, sta vedendo una pallina bellissima. Guarda, te lo giuro, faccio l'albero di Natale. Quest'anno... Orsetto si può rassegnare. Perché lui non vuole. Che gli farò il percorso luminoso come sull'aereo. Poi se tieni le lucine per caso, sai, no, lì da vendere, sì. Si può dire. Se lo dividi a metà sono già abbastanza per tutte e due. No? Ho preso anche per 4 appartamenti, sì, sono abbastanza, però. Okay. Però potrei andare dal tuo stesso fornitore di lucine e... No, vorrei sottolineare che io non ne avrei 7.000, ne ho 1780, perché ho anche quelle dell'albero a parte, perché quelle sono giù, quelle, sai, ma perché erano lì, c'era l'offerta. Ma potevi lasciarle lì, poverine, no, perché? Allora, alla fine io sono andata leggermente sopra al punto di partenza e così non chiudiamo il nostro pezzettino. Allora, adesso Luca, ci fa, fallo vedere te Luca, perché sembra lungo. Allora, il pezzettino praticamente finirà così, vedete? Questo pezzettino su così. Quindi avrete questo effetto così, molto carino, molto... molto. A questo punto... E non ci vuole neanche tantissimo a farlo. No, in realtà no. Allora, a questo punto, ago e filo. Trucco. Vai. Il babatrucco, sì, il babatrucco, devo cucire. Mm-hmm. Allora, in realtà io ho usato la colla per l'altra, però so che ci sono le persone che dicono no, la colla no. Anche se è una colla per tessuto, quindi in realtà poi, tendenzialmente. Però... se voi avete un pochino più di pazienza, allora dovete pungere la punta del fiorellino. La punta del fiorellino. Io comunque sul cartavolo c'è segnato il punto, tanto per dare un'indicazione, ok? Quindi qua sulla puntina del nostro fiorellino è segnato un... E vai per opposti? Sì, praticamente così, vedi? Tac, tac. Praticamente questo dove mettete il nodino sarà quello esterno. Ah, ok. E mano a mano andrete ad arricchire l'interno. Okay. Ok, quindi così. Mm-hmm. E le puntine si sovrappongono un pochino. Sì. Uh-huh. Poi se ne prende un altro, si punge il tessuto, la puntina. In questo modo voi potete gestirvi, diciamo così, la sovrapposizione come volete. Ah, che forte. Bellissimo. Quindi questo va sotto, così, visto? Mm-hmm. Dopo tirate un pochino, in modo tale che le due puntine rimangano, ok?
Poi fate così, adesso velocizzo un attimo, se no non ce la caviamo più. Beh, uno nel frattempo si prepara 3-4 palline decorate Sì, con la macchina e poi le chiudete tutte logico. insieme. Prima si cuce, poi magari la sera davanti alla televisione o in attesa Ve l'ho del. detto, io ho usato anche la colla per fare ancora prima. Questo è un metodo solamente, questa cosa qui del fatto di usare il filo è solo una cosa un pochino più, diciamo così, come si può dire, Più più elegantina, elegantina, sì, se voi avete anche un pazienza. pochino più personalizzato. Oddio, che cosa ho fatto? Ah, ora l'ho capito. Che cosa? Che se tu schiacci così la pallina diventa Sì, più. per regolarla, tesoro. Mamma Ma mia, ma secondo quindi te? quest'albero di Natale sarà. Io pettino con le bambole. Mamma mia, non vedo l'ora. Cosa pettino io te lo so, per esempio Però adesso. io fino all'8 di dicembre non lo faccio l'albero. In casa mia la tradizione vuole così. Ma io sai, l'ho fatto sempre. Boh. Sì? Io no, Non so io neanche dove facevo l'ho l'8 messo dicembre a l'albero di casa, Natale. in famiglia, però boh. Non so neanche dove l'ho infilato l'albero di Natale. Però se no potrei anche fare un filo che corre lungo tutto il corridoio, che capirai il corridoio, non è che abitassi nella regia di Caserta, ma Come comunque. dire, che corre lungo il tuo corridoio è una roba che Vero, oppure lungo tutte le scale. praticamente, vedete, vi risulterà una cosa così. Poi dopo voi lo regolate e alla fine fate l'ultimo nodino esterno. Ah, perfetto. In Quindi modo anche qua tale ci si può sbizzarrire anche col materiale, da più o meno brillucicoso, più o meno da. Sì, poi uno può usare anche i filati argilloso. d'argento, Sì, eh. Adesso, perché noi abbiamo fatto un Natale un po' particolare, perché a noi ci piace un po', diciamo, un po' Alternativo. alternativo, bravissima. Quindi a noi ci piace l'alternativa e quindi noi andiamo a fare queste cose. Però in realtà, se voi siete un Natale più tradizionale, mettiamola così. Certo. I colori possono essere veramente quel bianco, il rosso, il verde, i canonici del Natale, il filettino dorato e tutto quanto. E poi se uno ha anche tempo, volete dedicare un po' di tempo, mi veniva anche in mente, per esempio, di partire dal centro del nostro fiorellino e nel centro o comunque nel lato di ciascun petalino, chiamiamolo così, fare anche qualche decorazione, qualche punto decorativo, Poi, eccetera. Poi si pizzica. allora, dalla parte opposta delle punte, che sarebbe poi la cima della Il centro vostra, del no, nostro il centro del progetto. vostro progetto, quindi vi verrà una cosa così. Voilà. Vedete? Bellissimo. Ok, a questo punto vado a pizzicare così. Prendo una forbice che ha un taglio abbastanza. Allora, in questo caso voi, noi non l'abbiamo fatto, però volendo potreste fare anche una dolina tonda per Ah, è vero. far passare Ho anche una poi. Zolina. Tutte le signore che sono venute all'Accademia Bernino, che hanno seguito il nostro primo Brava. progetto del cuscino Love, possono andare a rivedere il video sul canale YouTube Luca Zagliani di come si fanno le asole, per Capito. E lì esempio. c'è anche una vasolina nelle vostre macchine, che è la vasolina tonda. Esatto, quello, ma possono anche fare l'asolina rinforzata. Insomma, andate a vedere il video, che ne Sì, va bene. scoprirete delle belle. A questo punto, una volta fatto questa cosa, prendiamo il nostro filo. Filo. Facciamo un nodino al filo. In realtà, Ok. dovete fare anche un nodino nella parte, perché in questo modo noi voi avete questa sorta di, aiutami Paolo, non viene il termine, Di di collana, non so come, collana, sì, ok, di esatto, anello di chiuso. anello chiuso. Allora, a me serve questa altezza per appenderlo all'albero, vado a fare il primo nodo. Questo è quello che mi darà la misura. Ok. Dammi la sospensione, diciamo, della nostra pallina. Poi. Si inserisce dentro il taglio che noi abbiamo fatto nel Così. Voilà. nostro centro. E il nodino fermerà praticamente la E andiamo a corsa. fare anche un nodino all'interno. Ok. In Quindi modo dopo tale, si ferma, si se quando blocca. abbiamo visto che la misura è giusta, andiamo a fare un nodino anche all'interno, in modo tale che io allora, per comodità, se volete, potete metterci anche un punto di colla per fermarlo di più. Dipende come volete gestire la poi, come vi dico alla fine. Sì, beh, poi quando uno appunto è seduto e ha nelle mani il progetto, la Ah. cosina. Poi gestisce a Così. seconda anche delle sue, dei suoi accessori, insomma. Voilà. Ok. A questo punto, l'altra apice praticamente, voi dovete solamente fare un nodino all'apice e posizionarla nell'altezza che voi vorrete, per dare sagoma alla pallina in questo modo. E alla fine, al termine, io sono andato ad applicare un piccolo campanellino. Che Se forte. voi volete, allora riuscite a dargli una forma già senza questo? Qui c'è la novità, qui c'è Qui diciamo, c'è la novità. Ora mi l'opzione. appoggio perché sicuramente mi lascerà basita. Allora,
scusate, vado un attimo, se balla così. Allora, se la pallina è così, ok, potrebbe essere anche più grande, più piccola, il tagliatino che avete fatto lo userete per inserire dentro la lucina di Natale. Esatto. Quindi in questo modo voi avete tutte queste palline, tutte illuminate dall'interno, ok? Perché voi questa la andrete a posizionare nella parte plastica della lucina, la lucina classica, quella LED. Tanto adesso ci sono quelle Sì, luci, le certo. inserisci dentro, tanto non si surriscaldano quelle LED. Poi dopo l'andrete a mettere all'interno così fino a che non vi raggiunge una certa altezza. Quindi tutto il vostro filo di luci sarà composto dalle vostre palline. Quindi in realtà non avete bisogno di mettere questo, ok? Perché l'albero di Natale mettendo le È lucine, e quindi in vero. realtà nasconderete tra le varie, diciamo, nasconderete le lucine attraverso queste, perché ogni lucina sarà una pallina. Bellissimo, Luca. Sai cosa mi stavo immaginando? Anche tipo un centrotavola. Anche Ti sì, immagini un certo. centrotavola dove al posto di ogni Così, perché commensale adesso c'è una pallina una pallina. illuminata? Ma Anche bello! perché adesso esistono anche questi LED con la lampadina, con Ah la sì, con piletta, con l'interruttore. l'interruttore, Sì, quindi sì, che non sì, devono essere sì, sì. attaccati alla corrente. Potete fare un vostro centrotavola con tutte queste palline messe così, cioè tac, con i vari colori. Adesso potete usare anche un tessuto in argento, ovviamente tessuti dell'Addico, naturalmente. Purtroppo adesso non sono ancora arrivati. Aspettatevi per il mese di dicembre i tessuti natalizi. Comunque dopo le vedrete anche sulla mia pagina di Paola, i nuovi tessuti di Natale previsti dell'Art Gallery Fair, perché Esatto. devono arrivarci oggi, ma purtroppo abbiamo avuto delle... E purtroppo le cose non si riescono a fare subito, 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 Vabbè, sai, per ci questioni sono tempistiche di spedizione. spedizioni, Però quando incanaleggio. arriveranno ve li faremo subito, sono delle cose fantastiche. Quindi voi potete usare diversi colori secondo il vostro colore di Natale, il colore del vostro Natale, e Esatto. quindi arricchire tutti questi elementi. Quindi ci sarà un'altra diretta delle nostre per un altro progettino sempre in mood Esattamente, sì. natalizio. E dopo, Mi fai l'arena. no, l'arena, tesoro, Star Wars. Ah, Come si chiama la principessa Laila? ecco. Laila, Leila. Cos'è? Ah. Oh, signor. Tanto ormai qua. Guarda, no, ma sei unico Dopo il davvero. pane di ieri, avanti. Va bene. Tanto seguono. Appunto, perché è una lunga storia, ma una lunga storia. Finisci qua. Basta, sì, finito. Salutiamo anche, ringraziamo di questa bellissima pausa caffè, Comunque, noi vi ringraziamo anche tutti ringraziamo tutti quelli che stanno quelli che parlando, stanno anche dal guardando. Messico, la Pepita Mamma mia, Ibañez o Ibañez? No, non mi anche trovi con la preparata. piciolina, Ibañez. Non mi trovi preparata. Ibañez della Nis. Vabbè, Vabbè, un bacione, comunque, perché lei mi segue sempre, no? Devo dargli un bacione perché ogni volta mi scrive sempre, grazie mille. salutiamo tutti. Voi scriveteci se avete domande, cose varie, soprattutto. Adesso volevo Certo, dirlo no, perché purtroppo infatti, adesso no, fa no. una cosa o un'altra. Avete anche l'email luca@gmail.com, se volete darci scriveteci sui nostri Messenger di Esatto, Facebook, se siamo molto attivi, e volete. soprattutto se vi piace il video, se vi piacciono i nostri video, condivideteli perché a noi fa molto piacere, e se volete lasciateci anche un vostro giudizio, che noi siamo pronti anche a quello, noi amiamo i Certo, giudizi, perché i ma giudizi ci sì. permettono di comunque di creare Allora, come determinate abbiamo detto cose. la prima volta, tutte le cose che noi facciamo in questa nostra esperienza di free motioning Sì. è come la facciamo noi. Noi facciamo Sì. E così e vedete che tante cose sono anche pensate estemporanee. che Il questa confronto cosa, di nostro parlando, confronto è diventa bravissima, proprio anche una perché crescita. comunque sono le nostre esperienze, i nostri modi di Esatto, vedere le cose, questo che precisiamolo. mettiamo a disposizione di Pensa tutti, che lo vogliamo Freemotion è aggiungere? nato Sì, eh? almeno una, guarda, almeno 8 anni fa, Mamma mia. come idea. Poi però ci mancava la perla di Labuan. Pensa Vero? come mi vengono così. No, Io sono mamma mia. Sandokan, sì, ciao una Esatto. volta, Ciao. però forse tu sei Sandokan, io sono la perla, però a parte quello, cosa c'è lì? Andiamo avanti, però a parte quello, e arrivo alla perla di Lawan, uguale lei, uguale alla Uguale, bambina, c'era il colore identica, dei capelli, capello sì. lungo così, vestito di bianco, la prossima volta voglio vestito di bianco. Anche me, magari siamo nel mood No, la natalizio, pensate lì, chissà, un caftano. ti sorprenderò con qualche effetto Verrà speciale vestito da Babbo e Natale. Adesso mi fai venire la battuta, però scusami, E ho detto così, è una battuta. vediamo, non lo Con la so, barba, adesso siamo io. a Vediamo. posto. C'è l'occasione di Insomma, fare la vestito. parrucca già me la sono messa e già lì Manca la abbiamo. barba, la Esatto, pancia, potrebbe essere un'idea. finta. Sì. E con questo Ma poi li sento salutiamo che precisi, ma io non ho i detto nostri niente. amici. Ho No, detto, davvero, li ho diamo un guardati abbraccio bene. grande a tutti E e niente, vi alla mandiamo un prossima. bacione, alla prossima, per il mese di dicembre. Abbiamo già una data?
Non mi ricordo più. Seguiteci Valvelo con chi tengo per e tempo. non usciamo così, io non abbiamo un orario, non ho No. sera, no giorno, no mezzogiorno, forse non so, quando ci... Ma Guarda, se tu lo chiudi così e ci metti un bottone in mezzo, può diventare anche una divertente spilla. Ok? vedi che più stiamo qua, più lo inventiamo. Quindi, ciao a tutti. Un bacione grande, grazie ancora e ci vediamo comunque a dicembre, ricordatelo, per il Non Natale. mancate per gli auguri. E gli auguri naturalmente. Mangeremo anche una fetta di panettone, sì, faremo anche delle cose. Ah, e vi daremo una ricettina nel mese di dicembre, ricordate, Allora perché non noi siamo molto mancate. così, vi parleremo anche di Non ricette. mancate, non mancate. Ok? Va Un bene. bacione, Ciao! ciao!